Quando guardo le persone udenti, quelle considerate normali, mi sento un po' diversa, sì, perché ho un problema all'udito. E quindi mi sento diversa. E poi ho un problema di comunicazione. Io uso la lingua dei segni, mentre gli altri parlano. È una diversità che sento dentro. Non è dovuta alla comunicazione. E viene dalla mia storia personale, dalla mia infanzia. Da bambina, in quanto sorda, sono cresciuta con la lingua dei segni. E questo mi ha portato ad avere delle esperienze negative, esattamente come succede ad ognuno nella propria vita. La diversità è una cosa che sento internamente. Se io fossi udente, sicuramente sarei molto diversa. Adesso io sono sorda e quindi quello che so l'ho imparato in una forma diversa. Ho un vantaggio ad essere sorda. Penso che se fossi stata udente, avrei fatto meno esperienze. Avrei imparato forse anche di meno. Adesso come adesso, preferisco essere una persona sorda. Il mio sogno è che le persone udenti non ci guardino più come disabili. O che almeno provino a vedere che le persone diverse possano anche avere delle qualità. Speriamo che in futuro ci possa essere questo cambiamento. Io sono Laura. Una giovane ragazza sposata, figlia di genitori sordi. Ecco, io sono sorda.